Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con le nostre tribune elettorali per le politiche del prossimo 25 settembre. Anche oggi abbiamo in studio, per quel che riguarda il Senato, stavolta la circoscrizione proporzionale Abruzzi, due capolista di due formazioni che militano in poli contrapposti, al centrodestra e nel centro-sinistra. Abbiamo ospite in studio Andrea Maria Colalongo, di Noi Moderati, che salutiamo. Buonasera, che è appunto capolista di questa formazione nella coalizione di centrodestra, e Michele Usuelli, collegato via Zoom, capolista di Più Europa al Senato in Abruzzo. Buonasera, diamo la buonasera ai nostri telespettatori, anche se registriamo in orario antimeridiano. Buonasera, grazie per l'invito. Lei naturalmente è da remoto, in quanto Usuelli anche, insomma, ha un ruolo istituzionale in Consiglio regionale della Lombardia, di cui è gruppo del quale è presidente, ma è candidato in Abruzzo per Più Europa, formazione che fa riferimento ad Emma Bonino e che è coalizzata nel centro-sinistra. Allora, intanto, ecco, vi chiedo un giudizio su questa campagna elettorale, su come ci sia arrivato a questa elezione anticipata rispetto a una scadenza che comunque sarebbe stata abbastanza imminente, soprattutto le difficoltà che avete avuto nel allestire liste in situazioni, diciamo, di imprevedibilità. Siete coalizzati nel centrodestra e nel centrosinistra, quindi anche per far passare il vostro messaggio politico, le vostre tematiche di elezione, in qualche modo suppongo che abbiate più difficoltà rispetto ad altri. Allora, questo spazio è proprio per questo. Chiedo ad Andrea Maria Colalongo il ruolo che Noi Moderati vuole rivestire all'interno di questa competizione per le politiche 2022. Sì, ringrazio ovviamente per l'invito, e questa è l'occasione anche per illustrare quello che è stato, diciamo, quella che è stata l'evoluzione di un percorso che va avanti già da qualche anno, perché già 4 anni fa l'Unione di Centro, l'UDC, che io rappresento, fu federata con la lista, il movimento, che poi è diventato un partito, Noi con l'Italia, che fa capo a Maurizio Lupi, conosciuto come ministro, ma all'epoca e in precedenza anche assessore a Milano con le giunte Albertini. Ecco, questo percorso ovviamente si è arricchito con la presenza di altre due liste, di altri due partiti, e quindi abbiamo Italia al Centro, che fa capo al presidente Toti, il governatore della regione Liguria, riconfermato. Vuol dire che il lavoro che ha fatto in regione è stato apprezzato dalla popolazione, e da Luigi Brugnaro, che è il sindaco di Venezia, imprenditore molto noto, anche lui riconfermato come sindaco. Quindi si è arricchita della presenza di amministratori e ovviamente di partiti che a loro fanno riferimento, che godono di significativa stima a livello territoriale e a livello nazionale. Questo ha portato ovviamente a una federazione di centro, di liste moderate, Noi Moderati. Ecco, forse questa gestazione è stata un po' affrettata dall'anticipazione del voto, e quindi il simbolo che ne è uscito fuori è l'insieme di più simboli e di più liste. Questo forse non aiuta gli elettori nel momento in cui possono trovare più sigle, però aiuta a capire il concetto di unione, di federazione. Noi siamo una coalizione nella coalizione di centrodestra, siamo la parte moderata del centrodestra, quella parte che dovrebbe trasformare la coalizione di centrodestra in un governo di centrodestra, perché è importante che il centro, cioè l'area moderata, sia rappresentata e sia ovviamente quell'area che offre agli elettori indecisi, cioè quelli che fino ad oggi magari potrebbero anche non aver voglia o intenzione di andare a votare, possa restituire loro un interlocutore che è quello della moderazione, moderazione nei toni, ovviamente non nei contenuti, perché sulle idee e sui progetti bisogna essere efficaci nel difenderli.
Benissimo, grazie Colalongo. Michele Usuelli, Più Europa, insomma, ha vissuto una fase molto traumatica di gestazione di questa campagna elettorale, perché insomma si è assistiti a questo showdown tra Letta e Calenda. Voi avete tenuto fede, diciamo, all'impegno che era stato preso di coalizzarsi elettoralmente con la coalizione, appunto, del Partito Democratico. Ecco, state pagando un attimo questa carenza, diciamo, di informazione, anche di marketing, se vogliamo, nella battaglia elettorale che state affrontando in queste settimane? Sì, ma io intanto ringrazio per l'invito, mi presento brevemente ai telespettatori di Rete 8. Sono Michele Usuelli, capolista al Senato in Abruzzo per Più Europa con Emma Bonino. Sono un medico di terapia intensiva neonatale nel più grande punto nascita pubblico che abbiamo in Italia, attualmente in aspettativa perché è eletto come consigliere regionale in Regione Lombardia. Mi occupo quindi a tempo pieno di sanità e di politiche sanitarie. Per 7 anni della mia vita ho lavorato come medico, responsabile medico in progetti all'estero, ho lavorato 1 anno in Afghanistan, in Sudan, in Sierra Leone, in Repubblica Centrafricana, quindi ho conoscenza di paesi in guerra, paesi nell'immediato post bellico e quindi in ricostruzione, e di sistemi sanitari negli angoli più disparati del mondo. Ho svolto anche un ruolo di medico di bordo in diverse missioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo. Diciamo che in questa brutta campagna elettorale vi è, secondo me, un processo di rimozione collettiva delle responsabilità politiche precise dei partiti, 5 Stelle, Lega e Forza Italia in primis, che hanno fatto cadere il governo Draghi, governo autorevolissimo. Mario Draghi, che deve sbrigare gli affari correnti, è certamente l'italiano più autorevole al mondo. Per una volta avevamo una persona che, quando parlava col presidente degli Stati Uniti d'America o con il presidente della Germania o della Francia, insomma dei più importanti player mondiali, era una persona ascoltata, rispettata ed influente. Stava guidando il paese in un difficilissimo percorso e ci manca molto, e io credo che i nostri cittadini debbano anche votare ricordando di come questa squallida, per me, operazione di palazzo tutta interna alle dinamiche della partitocrazia abbia avuto come vittime i cittadini italiani a solo vantaggio della politica di partito. Noi rappresentiamo come Più Europa con Emma Bonino l'anima liberale dentro il centro-sinistra, e quindi per i cittadini che avessero intenzione di votare nel centro-sinistra e sensibili ai temi quali la difesa dei diritti civili, una vera politica pro-giovani, una politica verde e moderna ma che non dica sempre no, il posizionamento internazionale dell'Italia, una politica della migrazione che sia non a lei dentro tutti, ma che sia rigorosa ma accogliente, e anche le nostre posizioni sulle politiche sanitarie credo che siano le punte di diamante di un programma elettorale coraggioso e riformista che fa il bene dell'Italia, proiettata nel mondo e verso un futuro. Grazie, faceva cenno anche lei e ne voglio parlare, appunto, in questa seconda domanda con entrambi, al tema della collocazione internazionale dell'Italia. Soprattutto noi moderati, una forza che rappresenta una tradizione europeista collocata nel Partito Popolare Europeo, insomma fortemente radicato anche alla presidenza di von der Leyen, ma anche alla presidenza del Parlamento Europeo, la Metsola, che insomma comunque sono legati ad un'area centrista che è quella prevalente in Europa. Eppure in queste ore ci sono
leggiamo tutti insomma quello che sta accadendo rispetto a queste rivelazioni che arrivano dagli Stati Uniti di ingerenze da parte della Russia in molti paesi, non sappiamo ancora, in Italia ci sono al momento soltanto smentite. Ecco, la collocazione internazionale del paese, anche la collocazione in uno schieramento atlantico della nostra strategia di difesa, sono in discussione in queste elezioni? Soprattutto voi che tipo di garanzie date ai vostri elettori, in particolare proprio al bacino motedato al quale parlate, innanzitutto, con la Longo? Ma, per quanto riguarda la nostra area politica, la collocazione europeista e atlantista dell'Italia non è in discussione, noi addirittura immeritatamente, io forse rappresento un'area che negli anni insomma l'ha costituita l'Europa. Per noi l'Europa è il futuro, è il presente, ma è un presente che sicuramente va migliorato. È un'Europa fondata troppo sull'economia. Io non sono un economista, sono un giurista, sono un avvocato, però mi rendo conto che non siamo ancora arrivati all'Europa dei popoli che sognava De Gasperi. Ma è ovvio che quello è il percorso, non è in discussione da parte nostra, e il collocamento atlantico dell'Italia è fondamentale in questo momento, soprattutto in questo momento, perché dopo 70 anni abbiamo la guerra in casa, abbiamo la guerra in Europa. Attenzione, non è una guerra tra due paesi in contrapposizione, è un'invasione di un paese nei confronti di un altro. Non è nemmeno una guerra che è iniziata quest'anno, perché in realtà purtroppo c'erano dei segnali in questi anni, forse sono stati sottovalutati, perché la Russia era ritenuta un partner commerciale affidabile e non si è rivelata tale. Ma la Russia non è il popolo russo, come l'Ucraina non è il popolo ucraino. Ho avuto clienti russi e ucraini, nessuno accetta e nessuno condivide questa posizione bellica. Purtroppo queste sono scelte che vengono prese dall'alto e spesso le popolazioni sono le prime vittime. In questo caso tutta l'Europa e forse il mondo atlantico ne è conseguentemente una vittima, perché viviamo in un mondo dove i rapporti internazionali, i rapporti diplomatici, i rapporti economici sono talmente stretti e intricati che è evidente che una qualsiasi anomalia che si verifica in un punto dell'Europa o del mondo occidentale poi determina conseguenze per tutti. Lo sono le sanzioni, perché sono evidentemente una scelta dovuta, proprio perché c'è una nazione che è stata invasa o c'è un tentativo di invasione, e quindi una reazione del mondo occidentale era necessaria. Ovviamente queste sanzioni comportano danni e disagi sia per chi le subisce sia per chi le applica, e oggi ci scopriamo fin troppo dipendenti da paesi esteri anche per l'energia e per l'autonomia del nostro paese, ma la nostra posizione ovviamente a livello di politica internazionale non è mai stata messa in discussione da noi moderati. Usuelli, le rivelazioni che vengono annunciate dagli Stati Uniti in queste ore sono inquietanti, riguardano tanti paesi, potrebbero riguardare anche l'Italia. Per ora il COPASIR afferma il contrario. Fake news oppure notizie gravi, tali da configurare anche ipotesi di alto tradimento, avvelenano i pozzi di questa campagna elettorale? Come si riuscirà a fare chiarezza su una questione che è diventata in queste ore è centrale nello scontro politico? Ma diciamo che la chiarezza è avvenuta già. Noi ad esempio in Lombardia abbiamo pagato con i soldi pubblici dei cittadini il dottor Savoini, che è il vicepresidente del Corecom di Lombardia, un authority indipendente che dovrebbe vigilare sulla libertà di stampa. Savoini, l'uomo della Lega all'hotel Metropol, che ha flirtato in questi anni con il peggiore nemico della libertà di stampa. Ricordiamo, la Russia è insieme al Messico il paese al mondo con il più alto numero di giornalisti assassinati, e quindi quei legami perniciosi sia della Lega che del Movimento 5 Stelle
con Vladimir Vladimirovich Putin sono documentati, così come appunto i legami di finanziamento della destra clericale russo-americana a formazioni politiche italiane sono noti da tempo. Mi permetta però di esprimere soddisfazione per le parole dell'esponente di Noi Moderati, che trovo sincere, coerenti e importanti. Così non si può dire degli atteggiamenti dei partner elettorali principali con cui Noi Moderati fa coalizione, perché noi abbiamo uno scacchiere internazionale in cui c'è il Mediterraneo in fiamme, ancora gravi problemi nei Balcani, una spregiudicatezza della Cina nell'aggressività soprattutto in politica economica, ma non solo, penso a Taiwan e a Hong Kong, la Russia e quello che sta facendo, l'Inghilterra che è uscita dall'Unione Europea. Allora non è pensabile che l'Italia, paese di 60 milioni di abitanti, da sola possa giocare un ruolo nello scacchiere politico internazionale. Noi abbiamo bisogno di più Europa, abbiamo bisogno di un'Europa in cui gli stati membri cedano quote di sovranità popolare a beneficio dell'Europa per avere finalmente una politica estera, una politica di difesa comune innanzitutto. È veramente una vergognosa propaganda di partito quella per cui si incolpa l'Europa di non fare cose, quando poi su quelle singole cose i poteri sono dei singoli stati e non dell'Europa. In Europa bisogna mandare a negoziare su dossier delicati i nostri migliori cervelli, la destra di questo paese quando ci va sbattendo i pugni sul tavolo in maniera arrogante e spesso inviando persone del tutto inadeguate a rappresentare l'Italia e gli italiani in un contesto così importante e delicato. Grazie Usuelli. Collalongo, io entrerei nel merito del tema dei temi, che è quello che è strettamente collegato alla situazione internazionale, delle bollette, del caro energia che sta strangolando sin da ora molte imprese energivore e rischia di farlo sempre di più col passare delle settimane nei confronti un po' di tutto il mondo produttivo del paese e per le famiglie, ora che si va incontro all'inverno. Ormai è in arrivo un nuovo decreto in questi ultimi giorni di attività del governo Draghi, un aiuti ter, ma è il nuovo Parlamento che dovrà prendere delle decisioni importanti. Ecco, quali sono per voi i primi provvedimenti che abbiano delle risposte non a lungo termine, ma a breve termine, per affrontare l'inverno e cercare di superarlo senza grandi costi occupazionali, sociali ed economici per il Paese? Sì, la ringrazio per la domanda e vorrei solo preliminarmente dire che in politica estera è chiaro che siamo in sintonia con più Europa, sebbene siamo contrapposti poi nella competizione elettorale. Questo che vuol dire? Perché ci chiamiamo moderati? Perché in Parlamento, quindi la domanda riguarda i provvedimenti che dovranno essere assunti con urgenza, in Parlamento si va per discutere, si va per ragionare, si va per dialogare, la moderazione sta in questo. Siamo nel centrodestra, in un centrodestra forse eccessivamente sbilanciato a destra, ma questa è una reazione che va rispettata perché sono gli elettori che hanno fatto questa scelta e che stanno facendo questa scelta nelle varie competizioni amministrative che abbiamo registrato, ma siamo in questo centrodestra per ribilanciarlo, riportarlo al centro, al dialogo, alla moderazione. Nell'immediato è ovvio che bisogna intervenire su queste bollette, le aspettative sono molto, molto drammatiche. Però è anche vero che questi aumenti sono dettati sì dalla contingenza internazionale, la situazione bellica, ma anche da speculazioni. Lo sappiamo benissimo che ci sono delle aziende, Eni ed Enel, che poi rappresentano lo Stato, che hanno avuto benefici da questi rincari e quindi lo Stato deve necessariamente intervenire. Rateizzare le bollette è un palliativo, è utile ma non è sufficiente. Sicuramente lo Stato dovrà assumersi una parte di questi costi. Abbattere l'IVA sulle forniture di energia potrebbe essere un primo passaggio immediato.
Però queste sono evidentemente ricette che vanno gestite nell'immediato, nella contingenza e nell'urgenza. Bisogna però guardare a più ampio raggio. L'Italia non può non conquistare una sua autonomia energetica e quindi da questo punto di vista parchi eolici, parchi di fotovoltaico, chiedo scusa, sono necessari per una transizione ecologica, energetica, ma al tempo stesso, dicevo, termovalorizzatori, rigassificatori, nel nord Italia ne abbiamo molti di più che nel sud, ma ne abbiamo molti meno, un terzo, un quarto della Francia e della Germania. Noi dobbiamo ribaltare un pochino quest'idea per la quale per essere attenti all'ambiente penalizziamo le risorse energetiche del paese. L'ambiente va rispettato e va gestito in maniera sicuramente lungimirante, ma al tempo stesso noi dobbiamo conquistare un'autonomia energetica e questo ovviamente non si può fare nell'immediato, ma bisogna costruirlo con un percorso virtuoso a cui tutto il Parlamento sarà chiamato nell'immediato. Ecco, Uselli, voi invece in Parlamento quali sono i primi provvedimenti che porterete all'attenzione del dibattito per uscire dalla crisi energetica? La cosa più urgente è intervenire sul borsino di Amsterdam e disaccoppiare il prezzo del gas a quello dell'energia. Anche noi, e già lo proponemmo mesi fa con successo, siamo a favore di una tassazione degli extra profitti per quelle industrie che producono energia e che si avvantaggiano in maniera non adeguata all'urgenza dei tempi dal rincaro dell'energia. Io credo che siano da promuovere e incentivare i buoni comportamenti: lavastoviglie, lavatrice di notte, riscaldarsi con 1-2 gradi in meno, consumare di meno energia nelle nostre vite quotidiane. Io credo che sia un piccolo sforzo rispetto al dramma che stanno vivendo i cittadini ucraini, e quindi innanzitutto, a differenza della posizione della destra, anche in questo caso non di noi moderati, che è molto ondivaga, noi siamo a favore del mantenimento delle sanzioni contro la Russia del dittatore Putin. Le nostre proposte green sono le stesse che io ho presentato in Regione Lombardia e che sono state tutte bocciate, perché la destra in Lombardia, e credo la destra italiana, è molto legata alla lobby del trasporto su gomma, ad esempio, e quindi tutto ciò che è biciclette, piste ciclabili viene considerato, almeno in Lombardia, dalla destra molto negativo e da combattere. I monopattini sono uno strumento da combattere per la destra di questo paese. Provvedimenti che ho presentato sugli incentivi all'ammodernamento nel cambio caldaie sono stati bocciati. Vi sono proposte molto interessanti studiate da Marco Cappato sulla carbon tax e sul carbon pricing, che in Lombardia sono state bocciate. L'Italia non ha una politica nazionale, ad esempio, sulla produzione di idrogeno verde, che è una delle tante fonti che l'Europa ci dice siano green e da promuovere. Inoltre, io ho visto a livello nazionale e a livello regionale che il comportamento dei partiti delle destre rispetto a tutto ciò che era climate change e potenziamento delle energie rinnovabili, direi che noi abbiamo anche sul tema dell'ambiente una destra addirittura negazionista sul tema del riscaldamento globale. Ecco, Uselli, io la lascio proseguire perché adesso tocca a lei, invertiamo le risposte, le faccio una domanda che un po' le consente di sviluppare il discorso, estendendolo, così come chiederò anche a Colalongo, ai temi dell'autunno dal punto di vista più strettamente economico, che riguarderanno le famiglie, i redditi. Di tasse nessuno ama parlare in campagna elettorale, ma bisogna agire in qualche modo sul fronte di quella riforma fiscale che ci chiede anche l'Europa, anche su questo aspetto, e ci sono varie proposte che sono apparse, ma ripeto, un po' più a spot in questa campagna elettorale. Ecco, come agire per ridare potere d'acquisto a salari, stipendi, pensioni e se è necessario intervenire sul reddito di cittadinanza da subito? Io credo, appunto, come stava dicendo lei, citando una nota
serie televisiva che temo, ma c'è tempo ancora fino al 25 settembre, temo che l'inverno stia arrivando con tutto ciò che ne consegue. Io penso che uno dei motivi principali per cui votare più Europa, ed è il motivo per cui i giovani votano, nei sondaggi sono più inclini a votare più Europa rispetto alla popolazione generale, è che noi siamo rigorosi dal punto di vista dello scostamento di bilancio contro provvedimenti elettorali che grattano la pancia ai bisogni primari dei cittadini in maniera del tutto strumentale, spendendo un sacco di soldi che saranno poi debiti per le future generazioni. Tutti i soldi che abbiamo devono andare per la riduzione del cuneo fiscale e aiutare le imprese a creare posti di lavoro nel rilancio economico di questo paese, in particolare riducendo le tasse a chi assume i giovani. Quindi siamo contro le misure, contro la flat tax, che è una presa in giro, costerebbe decine di miliardi di euro di mancato introito che poi nessuno dice da dove prendere, ed è una tassa che, dando un contentivo alle classi medio-basse, favorisce soprattutto i ricchi. Certamente siamo contrari al reddito di cittadinanza così com'è, le persone più in difficoltà devono essere aiutate, ma questa chimera 5 Stelle dell'accoppiare il sostegno ai poveri, che è necessario alla ricerca del mondo del lavoro, come noi da Cassandre dicevamo, rivelata del tutto inconsistente. Reddito di cittadinanza, ricordo, promosso dal governo Lega 5 Stelle, una misura del tutto populista. Così come bisogna stare attenti alla propaganda elettorale per chi fa delle promesse miracolistiche rispetto agli aumenti delle pensioni. Tutti lo vorremmo, è impossibile, ahimè, da fare. Non facciamoci prendere per il naso per l'ennesima volta chi propone tutto e non spiega mai come farlo e con quali coperture finanziarie. Con la Longo, le vostre ricette per economia, occupazione e salvaguardia del potere d'acquisto delle famiglie. Sì, partiamo dal reddito di cittadinanza, che è stata una grande conquista di civiltà. Va ripensato però, sicuramente va ripensato, perché così com'è non funziona. L'obiettivo era garantire sostegno a chi cercava lavoro fin quando non lo avesse trovato, ma purtroppo era chiaro già dall'inizio che il sistema Italia non era pronto per questo tipo di inserimento nel mondo del lavoro. Quindi va ripensato in che modo. Un terzo di chi percepisce il reddito di cittadinanza non potrebbe comunque lavorare, evidentemente perché studia o perché comunque è a carico di altri familiari o perché comunque non avrebbe la possibilità a livello fisico per una serie di ragioni. Ma i due terzi di questo finanziamento, sostanzialmente su 10 miliardi, 7 miliardi potrebbero essere dirottati sulle giovani generazioni, ma per consentire loro di lavorare bisogna detassare tutto fino a 30 anni, e bisognerebbe consentire a chi vuole lavorare come dipendente, a chi vuole avviare un'attività di impresa, di avere questo beneficio della detassazione. Non lo dico io, lo dice l'Unione di Centro, l'UDC, perché lo dice Luigi Brugnaro, il sindaco di Venezia, Coraggio Italia. Noi abbiamo stretto questa federazione di noi moderati perché il contributo, le idee, i progetti di ciascuno vanno ad arricchire la proposta che noi abbiamo per gli italiani, la proposta che abbiamo inserito nel programma del centrodestra. Che significa quindi riportare al centro la coalizione del centrodestra? Vuol dire offrire questa possibilità di dialogo anche con le altre forze. L'investimento che va fatto sui giovani deve consentire appunto di rilanciare l'economia, detassando fino a una certa età e abbattendo la pressione fiscale della flat tax da un certo punto in poi.
Ora, la sinistra tende sempre a fare lo stesso ragionamento, cioè dire che le imposte sono necessarie e abbassare la richiesta di imposizione fiscale a un 15%, a un 20%, le cifre poi andranno studiate con il governo che verrà, ma contestano il principio dicendo che chiedendo meno tasse si avrebbero meno entrate per lo Stato. Purtroppo perché la sinistra tende sempre a ragionare su quello che c'è e non su quello che dovrebbe esserci, che potrebbe esserci. Noi dobbiamo rilanciarla l'economia di questo Paese, noi dobbiamo cambiare, voltare pagina, creare un nuovo percorso virtuoso. È ovvio che rilanciare l'economia vuol dire comunque produrre di più, avere quindi un gettito fiscale maggiore anche se le aliquote dovessero essere abbassate. Questo è il sogno che il centrodestra propone da anni e che finalmente forse riusciremo a realizzare compiutamente, perché la flat tax è stata già introdotta, ma è solo l'inizio, dobbiamo arrivare a un sistema generale. Ecco, abbiamo sentito in questa tribuna che siete d'accordo su molti temi, ci sono sfumature diverse su altri. Adesso un tema su cui sicuramente sarete un po' più insomma, caratterizzati rispetto alla vostra idea. Iniziamo a parlare infatti di diritti, anzi lo facciamo solo con questa domanda perché non abbiamo tanto tempo. Due temi vorrei introdurre su cui confrontarvi, in particolare le politiche per la famiglia e intanto il concetto stesso di famiglia e poi il futuro della 194. Ecco, sono due temi di cui si parla tra i più rilevanti sul fronte dei diritti in questa campagna elettorale. Iniziamo con Usuelli. Sì, mi permetta una pillola di specifica sulla questione precedente. Un modo per abbassare le tasse potrebbe essere quello di un contrasto efficace all'evasione fiscale. Da destra, però, ad esempio, tutte le manovre che disincentivano l'uso del contante sono, come dire, combattute. Sui diritti è chiaro che noi rappresentiamo all'interno del centrosinistra, con la storia militante e la credibilità personale di Emma Bonino, un faro verso il futuro di questo paese. Ricordo che ieri l'amico di Giorgia Meloni, Orban, ha fatto passare una legge nel suo paese per cui prima di praticare un'interruzione volontaria di gravidanza è obbligo che la donna ascolti l'eventuale battito del feto. Questo è l'orizzonte politico sui diritti della possibile prossima premier italiana. Noi siamo favorevoli al matrimonio egualitario perché riteniamo che ovunque vi sia amore, là ci deve poter essere un percorso di famiglia. Siamo favorevoli all'adozione da parte delle coppie dello stesso sesso, evidentemente con dei percorsi rigidi di controllo da parte dei servizi sociali, perché non tutti quelli che vogliono adottare, sia omo che etero, sono idonei per un processo di adozione. Siamo favorevoli all'eutanasia, alla legalizzazione della cannabis, battaglie storiche che abbiamo saputo incarnare con i nostri corpi in maniera credibile. Siamo favorevoli a una facilitazione delle politiche che sono sotto attacco non solo dell'aborto ma di tutta la medicina della salute sessuale e riproduttiva. Grazie alle nostre battaglie si è potuta demolire la legge 40 e quindi le coppie che hanno una malattia di ipofertilità hanno potuto, grazie alla scienza che ha fatto passi avanti, ma alla legge che gliel'ha potuto riconsentire, di abbracciare un progetto di genitorialità con successo. Questo è molto importante dato l'inverno demografico del paese, che anche le coppie non fertili possano accedere facilmente ai servizi che la scienza mette loro a disposizione. Sul tema dei diritti, e concludo parlando anche di un'immigrazione che deve essere rigorosa ma accogliente, noi siamo l'unico partito politico italiano che come partito si è opposto in tutti questi anni in Parlamento alla ratifica degli accordi Italia-Libia così come sono, perché i lager in cui sono imprigionati persone, cittadini, persone umane, anche se sono al di là del mare, secondo noi ci riguardano in prima persona come esseri umani e come dirigenti politici. Grazie Usuelli, con la Longo su tutti questi temi.
Sì, ecco, allora affrontare questi temi in due minuti evidentemente si cerca magari di andare a braccio, ma è ovvio che su molti punti ci sono delle distanze, non incolmabili, ma sicuramente che caratterizzano queste diverse forze politiche. Non potrebbe essere altrimenti, si va in Parlamento per migliorare le leggi, per discuterle, per elaborarle, ma è ovvio che poi sui valori, sulle tradizioni noi siamo assolutamente conservatori. Noi viviamo in un sistema che si è sicuramente evoluto e modernizzato nei decenni. Oggi esistono le coppie di fatto come esistono le famiglie tradizionali fondate sul matrimonio. Da questo punto di vista si è raggiunta una quasi totale pariteticità. È ovvio che sono percorsi diversi in partenza e quindi è difficile arrivare ad approdi identici. Sono scelte di vita condivisibili, accettabili, rispettabili, ma è evidente che ci sono delle differenze, non possiamo nascondercelo. Noi siamo assolutamente per la tutela della vita e la sanità e la medicina devono accompagnare il nostro percorso di vita che racchiude poi in sé anche la morte, ma non possiamo affrontare questi temi in maniera, diciamo, non sono crociate, non devono essere crociate, dobbiamo elaborare un diritto evoluto che possa portare l'Italia ovviamente a migliorarsi, ma al tempo stesso non possiamo abdicare su quelli che sono valori tradizionali. E da questo punto di vista si parlava anche dell'aborto. L'aborto è stata una conquista quando ovviamente noi eravamo, io ero molto, molto piccolo all'epoca, ma comunque eravamo dall'altra parte. È stata una conquista se ovviamente serve a tutelare una scelta che lasciamo libera alla coscienza di chi l'assume. Però noi dobbiamo considerare che parliamo comunque di più soggetti implicati, c'è una mamma, c'è un papà, c'è un nascituro. E quindi da questo punto di vista una legge sul divorzio c'è già, andrebbe semplicemente applicata per quello che è l'aborto. Sì, sì. Ha detto divorzio, la legge sull'aborto. Chiedo scusa, una legge sull'aborto, c'è e andrebbe applicata per quello che è compiutamente, quindi sia consentire questo tipo di scelta alla mamma, alla donna che evidentemente in coscienza ritiene di assumerla, ma anche dare supporto alla mamma che non potrebbe portare avanti quella gravidanza, ma se aiutata dallo Stato e dalle istituzioni potrebbe dare vita a una nuova creatura. Grazie Colalonga, adesso siamo al momento quasi liturgico di conclusione delle tribune elettorali, che è quello dell'appello agli elettori. Ce ne sono addirittura circa il 40%, adesso non ci sono più sondaggi, però insomma il dato era quello nell'ultimo che abbiamo avuto a disposizione, di persone che probabilmente non andranno nemmeno a votare, visto insomma il loro rapporto molto difficile con la politica. Si tratta di convincerli e si tratta anche di spiegare questa legge elettorale. Si parla molto di voto utile in questa fase conclusiva, man mano che si arriverà al 25 di settembre sarà sempre più così, immagino, uno dei temi su cui si confronteranno le forze politiche. Ecco, voi siete all'interno di coalizioni, quindi il discorso di voto utile va declinato nell'ottica di questa legge elettorale, che io voglio spiegare perché, anzi non voglio spiegare la legge perché la legge è complicatissima, voglio soltanto dire come si vota. Basta votare il simbolo del partito prescelto e poi il voto andrà automaticamente ai candidati che sono sì scritti sulla scheda, ma che verranno eletti nell'ordine di attribuzione di quanti seggi guadagnerà quella lista, quindi non ci sono le preferenze, non c'è il voto disgiunto. Nel momento in cui si vota una lista, ad esempio Noi Moderati, si vota anche per il centrodestra, e quando si vota Più Europa, per esempio, si vota anche per il centrosinistra. Io ho semplificato, banalizzato, ma penso che questo sia il discorso che gli elettori debbano capire, e anche spero di avervi aiutato nel fare questo appello a questo famoso voto utile, iniziando da Usuelli. Io uso qualche secondo intanto per complimentarmi con il direttore e anche con il mio interlocutore, perché capita purtroppo troppo raramente di partecipare a trasmissioni di vero approfondimento, pacate, e se ce ne fossero dove i politici possono parlare senza urlarsi sopra,
E veramente sarà per me un grande piacere essere reinvitato, perché mi sono trovato benissimo in questa mia prima esperienza su Teotto, lo dico senza piaggeria. Grazie. Ritengo che Emma Bonino sia in tutti i sondaggi una delle leader più amate degli italiani, e quindi uso uno slogan di Emma: amatemi di meno, votatemi di più. E quindi una X su Più Europa è importante per tutto quello che ci siamo detti. Questa legge elettorale costringe, per come è fatta, al voto utile necessariamente verso una scelta di centrodestra o di centrosinistra. Il voto a terzo polo o a 5 stelle favorisce nei collegi uninominali la vittoria delle destre, per cui un voto nel centrosinistra per chi crede ai diritti e alla politica liberale dentro il centrosinistra non può che essere un voto a Più Europa, Emma Bonino e la sua storia. Quindi sia alla scheda della Camera che a quella del Senato basta una X sul simbolo del partito Più Europa per aiutarci a portare avanti le battaglie su cui siamo noti, conosciuti e credibili nei confronti dei cittadini italiani. Grazie Usuelli, a presto allora, avremo occasione e spero di poterla ospitare di nuovo, intanto buon proseguimento di campagna elettorale. Con la Longo, ultimo appello anche per lei, per noi moderati. Beh sì, allora io intanto racconto un episodio molto particolare che mi è capitato ieri, mi ha chiamato un cliente di Roseto, io lo studio a Pescara, però mi capita di avere clienti in giro per l'Abruzzo, che non sentivo da un po' perché non abbiamo pratiche in corso, ha letto il mio nome su un elenco delle liste queste che vengono affissi. E mi ha chiamato incredulo perché mi ha detto: avvocato, qui c'è un nome, il suo, è proprio lei, insomma, mi faceva evidentemente in studio, al lavoro, come in effetti era e stavo. E gli ho spiegato, in questo momento di particolare gravità del contesto internazionale e di difficoltà del nostro paese, mi è stata proposta questa candidatura e secondo me la cosa più giusta è rimboccarsi le maniche, scendere in campo, metterci anche la faccia, perché i nostri figli devono sapere che qualcosa abbiamo fatto per affrontare la difficoltà di questo momento storico. Questo io lo dico, e ovviamente questo mio cliente lo sa, e almeno lui lo sa che era così. Questo lo dico agli indecisi, perché l'esercizio dell'astensione è un diritto che deriva ovviamente dal diritto di voto, è una conquista che è stata fatta con le battaglie che hanno portato alla democrazia completa, e quindi il voto universale è stato conquistato con il sacrificio di molti dei nostri genitori e nonni. Oggi però, in questo momento, non votare vorrebbe dire semplicemente disinteressarsi di quello che accade, e mi sembra un atteggiamento poco responsabile, condivisibile fino a un certo punto, perché la situazione è drammatica e non possiamo non dare il nostro contributo. Poi uno vota chi vuole, votate chi volete, è ovvio che se votate per noi non potete che farci piacere, non solo per una soddisfazione personale, ma per portare al centro il baricentro di questo centrodestra. Tira un vento di centrodestra, cioè i sondaggi che c'erano ci dicevano che c'era un vantaggio marcato rispetto a una coalizione di centrosinistra che si era anche disgregata, addirittura il centro del centrosinistra ha costituito un terzo polo che comunque è un appendice della sinistra. Però il voto utile noi lo intendiamo così, non è solo un dato numerico, ma il voto utile sta proprio nella qualità di questo voto e nella funzione che questo voto nel centrodestra può avere, perché dare il voto a noi moderati vuol dire moderare anche il dialogo che potrà esserci in Parlamento con la coalizione ed il governo di centrodestra che verranno. Grazie, grazie, grazie con la Longo, grazie ancora a Usuelli, grazie ai nostri telespettatori, vi auguriamo un buon proseguimento di serata, una serata calcistica tra pochissimo, dunque lì nella regia.